Passiamo adesso alle notizie dall'estero. La situazione a Hong Kong è la più grave dal suo ritorno sotto la sovranità cinese nel 97. L'ha affermato il capo ufficio del gabinetto di Pechino responsabile per gli affari di Hong Kong parlando ad un seminario. Le proteste vanno avanti da 2 mesi contro le autorità locali. Intanto la polizia ha arrestato un rappresentante studentesco che era stato fermato per aver portato con sé un puntatore laser. Tra l'altro, l'Unione Studentesca dell'Università di Hong Kong ha affermato che le accuse mosse dalla polizia sono state fabbricate per compiere un arresto arbitrario. Si prevedono forti polemiche per Donald Trump che visiterà le città di Dayton ed anche di quella del Texas che lo scorso weekend sono state protagoniste di 2 feroci sparatorie. Le due comunità hanno ufficialmente chiesto di non volere vedere il presidente Trump. Tra l'altro proprio nelle ore che si sono susseguite ai due tragici eventi lo stesso Trump aveva messo sotto accusa i media dicendo di essere i loro i responsabili di quanto è avvenuto, ma immediata è stata anche la critica mossa a Trump da molti cittadini. Andiamo adesso a parlare dell'emergenza rifiuti, per essere più precisi, perché la regione a Puglia proroga l'ordinanza fino a tutto settembre per la raccolta dei rifiuti. Anna Ricciardi, Telecattolica.